Primo campionato europeo, pensate, si disputò nel 1930 per quello che riguarda la categoria delle coppie d'artistico, venne disputato a Vienna e vinto da una coppia ungherese, Olga Orgonista e Sándor Szalai. Chi vincerà in questo invece campionato europeo 2011? Lo chiediamo subito ai miei commentatori tecnici Franca Bianconi e Fabrizio Pedrazzini. Franca, allora che campionato dobbiamo aspettarci? E do solo una notizia che è appena arrivata, che si ritira la coppia israeliana Daniel Montalbano e Evgeny Krasnopolsky, si sono fatti male questa mattina in allenamento. Prego, Franca. Beh, anche qui naturalmente sarà un'escalation, quindi le coppie favorite le vedremo verso il fondo della serata. Direi che senz'altro i favoriti sono i tedeschi Savchenko Solkovi, che hanno vinto tutto in questa stagione, i Grand Prix, e si sono veramente in forma strepitosa. A combattere con loro si troveranno le coppie russe, Kavaguti-Smirnov e potrebbe essere Bazarova-Larionov, ma direi che sicuramente Savchenko Solkovi hanno buone possibilità di vincere. Diciamo che in questo caso c'è la coppia che deve difendere il titolo europeo vinto nello scorso anno, che è proprio la coppia Yuko Kawaguchi-Alexander Smirnov, mentre, come hai ricordato tu, Savchenko Solkovi ottennero l'argento. Ma anche a noi, diciamo, anche penso per Fabrizio, sono la coppia sicuramente che andremo a seguire con più attenzione, la coppia favorita della giornata. Sì, sicuramente sono la coppia che ha sempre abituato tutto il circuito internazionale per il loro grandissimo livello. Come ha detto giustamente Franca, in continuazione ad ogni competizione a cui hanno partecipato hanno detto la loro, hanno sempre fatto vedere di essere a un gradino sempre più alto degli altri, sia per i programmi presentati che per gli elementi molto più difficili ed eseguiti molto meglio rispetto agli altri concorrenti. Per cui sono curiosi da seguire, scusami Arianna. Intanto sul ghiaccio, perché è giusto, infatti andare subito a seguire la prima coppia d'artisti, che è della coppia bielorussa, Lugov Bakirova, Mikalaj Kamianchuk. Loro sono una coppia giovane che si è fermata nel 2009. Allora chiederò proprio a Franca Bianconi, lo ripeto anche per i telespettatori che oggi non ci hanno seguito nella danza, noi cercheremo sempre il più possibile di rimanere in silenzio durante gli esercizi, però in queste prime coppie che non sono ancora ad alto livello, vorremmo farvi però notare le particolarità, perché ovviamente nello short program sono 7 gli elementi obbligatori, Franca. Sì, esatto, nello short gli elementi obbligatori sono 7 e la caratteristica dello short program è che non possono essere assolutamente ripetuti, quindi un errore in uno di questi 7 elementi tecnici è un errore abbastanza grave, poi dipende naturalmente dalla qualità, dall'errore. E allora andiamo a vederli. Questa che stiamo vedendo in questo momento è la sequenza di passi. Sequenza di passi nelle coppie di artistico è prevalentemente in parallelo, cioè staccati uno dall'altro, però una caratteristica per far alzare il livello è pattinare più della metà pista in coppia chiusa, quindi in una posizione di coppia quasi da danza. E qui andiamo a vedere come il pattinaggio artistico di coppia sta avvicinandosi sempre più alla danza e viceversa, la danza sta prendendo un pochettino di quello che è il Bellissimo. pattinaggio artistico. Questo è l'altro elemento obbligatorio, la spirale nella categoria senior è libera. A libera scelta, allora possono essere utilizzate la spirale interna indietro, interna avanti, esterna indietro o esterna avanti, che è la più difficile in assoluto e che credo che qui non sarà presentata da nessuno. Mi viene in mente solo Xu Shen e Huang Bozhao, che ultimamente eseguivano questo tipo di spirale proprio molto molto difficile. E parliamo dei campioni olimpici ovviamente di Esattamente. Vancouver. Noi vediamo Franca Bianconi e Fabrizio così tranquilla, così calma, ma in realtà sappiamo benissimo che, e segnate bene l'orario, 21:58 dovranno scendere Stefania Bertone e Ondra Otarek. Sì, guarda, io sono della filosofia che quello che si doveva fare è stato fatto, l'allenamento è stato ormai completato, loro hanno lavorato bene per mesi e mesi, ora ci vuole concentrazione, determinazione, forse un pizzico di fortuna anche, Che non guasta mai. ma a questo punto non c'è più niente da fare, per questa sorta di serenità, insomma, anche l'allenatore stesso li accompagna a bordo balaustra, ma il mio compito vero e proprio
è già concluso, è io posso solo a questo punto cercare di tenerli sereni, di dargli la carica, di dire loro la parola giusta all'ultimo momento che possa forse dargli quella carica ancora in più per riuscire a pattinare al massimo delle loro possibilità. Ecco, mentre rivediamo i replay proprio della coppia bielorussa, ricordiamo che si è già disputata la prova della short dance, una short dance Franca e Fabrizio che purtroppo vede la coppia Federica Faiella e Massimo Scali al nono posto, davvero possiamo dire inaspettato. Potevamo aspettarci Nathalie Péchalas e Fabien Bursat come al primo, ma non che loro potessero scendere sino al nono. Sì, guarda, purtroppo è stata una giornata veramente negativa per Federica e Massimo. Loro hanno cominciato a sbagliare dal primo elemento, il set di Twizel, un errore pesante perché il set di Twizel è andato a livello 1, ha preso anche penalità e quindi già lì hanno perso 4 punti erotti rispetto alle coppie che hanno eseguito quell'elemento buono. E soprattutto da lì si è visto proprio sulla loro faccia il terrore, quasi la non voglia di proseguire, di continuare. Erano lenti, erano fermi, spenti, non erano loro più. In più c'è stato un altro errore sul sollevamento, anche lì altri quasi 2 punti persi. A quel punto erano 6 punti in meno solamente nel tecnico. Comunque noi abbiamo fatto il conto, anche con quei 6 punti non sarebbero andati oltre il terzo o quarto posto. Quindi comunque una prestazione per ora da dimenticare, ne parleremo tra poco anche con te Fabrizio, ma andiamo a seguire il punteggio della coppia bielorussa Bakirova-Kamianchuk ed eccolo, 24-03 per i Technical Elements, il presentation score di 17-48 e il loro punteggio dello short program è di 41-51.